lungo considerato un eccellente pittore di scene contadine, Peter Bruegel il Vecchio era solito scegliere nell'ambito agricolo i propri soggetti. Nei dipinti dell'artista l'ambientazione contadina diventa lo sfondo perfetto per le allegorie morali. Secondo una cronaca del tempo, Bruegel amava prendere parte alle feste di nozze in campagna, travestito da contadino, in modo da poterne trarre impressioni di prima mano. Che questo aneddoto sia vero o no, resta il fatto che il ritratto di queste allegre gozzoviglie è del tutto convincente. Tuttavia rimane da sciogliere un piccolo mistero. Dov'è lo sposo? Se la sposa è la donna che siede al posto d'onore, la collocazione del marito è meno certa. Forse si tratta dell'uomo girato a chiedere una caraffa di vino. Questa interpretazione potrebbe essere sostenuta dalla teoria secondo la quale la donna ha sposato un uomo di città, il che spiegherebbe anche la presenza di alcuni ospiti facoltosi. La decorazione della sala è la parodia di una dimora patrizia, con una tovaglia che funge da copertura del vecchio portone utilizzato come tavola da pranzo. Ironicamente, l'ospite di maggior riguardo, nell'angolo a destra, siede su un tino rovesciato. Bruegel non resistette a conferire un pizzico di moralizzazione alla scena, forse un monito contro la ghiottoneria. In primo piano, ad esempio, una bambina con addosso un cappello troppo grande per lei è ritratta nell'atto di succhiare del cibo da un dito, l'immagine che tradizionalmente simboleggia la fame. Questi riferimenti dovevano risultare ben comprensibili ai tempi di Bruegel, visto che i Paesi Bassi erano appena stati colpiti da una carestia. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!